pudore richiama immediatamente, almeno per il senso comune, il suo opposto, che pare essere l'osceno. Questa coppia non spiega, secondo la riflessione che proverò a fare, la natura vera del pudico. C'è un articolo del codice penale dove si evince questo rapporto quasi necessario tra pudico e osceno. E recita più o meno così l'articolo. Sono osceni infatti quegli atti o quegli oggetti che secondo il comune sentimento offendono il pudore. Comune sentimento e pudore. C'è una relazione tra l'azione, la messa in scena dell'azione, il pubblico, e quello che il pubblico o la comunità in cui viene messa in scena un'azione avverte come un osceno. Osceno, continua l'articolato penale, è quell'atto che è compiuto in luogo pubblico, aperto o esposto al pubblico. Io sono andato a spulciarmi un po' di sentenze, perché è sempre curioso vedere cosa scrivono i giudici e cosa poi diventa anche riverbera del senso comune dentro una sentenza. Sentite un po'. È punito come atto osceno il coito commesso in un giardino pubblico, la masturbazione commessa in una biblioteca pubblica, l'aver mostrato i genitali ad una ragazza standone seduto in un'automobile ferma, ma sulla pubblica via, l'aver toccato parti intime del corpo di un minore in un luogo aperto al pubblico. Il reato invece è escluso nei seguenti casi. Permettetemi ancora di leggervi dei passaggi di sentenza. L'aver avuto rapporti carnali con una donna in un'autovettura, i cui vetri erano appannati al punto da non permettere di vedere cosa stesse accadendo all'interno, oppure i cui vetri erano stati accuratamente coperti dall'interno, sto citando, con stoffa e giornali. Meraviglioso. L'aver commesso un qualsiasi atto oggettivamente osceno in un luogo sito in aperta campagna, ma di proprietà della gente e lontano dalle strade e dalle case. Bene, questa ultima definizione tra l'altro è interessante perché sembra derivare un in sé dell'atto osceno, e l'in sé dell'atto osceno è strettamente legato alla sessualità. Badate però non alla sessualità nella sua dimensione dinamica, complessa, affettiva, relazionale, ma la sessualità connessa ad alcuni atti, il coito, la masturbazione, il rapporto carnale, il rapporto tattile con le parti intime. In definitiva c'è sempre un rapporto quasi ossessivo con i genitali. Dunque mostrare pene o vulva, come vengono definiti dal giudice, in pubblico immediatamente significa evocare il sentimento del pudore. Per fortuna ci viene in aiuto il poeta Apollinaire in una bella poesia. Lui era in trincea, in guerra, e si diletta a scrivere poesie erotiche a due sue amanti, lui e Maddalena. E la poesia è intitolata Le nove porte del corpo della donna, e in queste, tra le nove porte, lui indica gli occhi, la narice destra, la narice sinistra, e la porta tra le tue natiche, e la nona porta, la vulva. Questa è la prima lettera, Lu. La seconda lettera, Madeleine. Evidentemente doveva essere particolarmente bella questa sua amante, perché lui cambia ordine e la vulva viene immediatamente retrocessa all'ottavo posto. È interessante perché al nono posto la nona porta diventa il buco del culo che si apre tra le tue montagne perlacee.
la più misteriosa di tutte le porte, di tutti i sortileggi che neanche si osa nominare. E Kundera, che riprende queste due belle poesie, dice: solo gli stolti si lasciano convincere dell'intimità di quel luogo, cioè dei genitali, il pubblico, il più pubblico di tutti, l'unico luogo veramente intimo, sentenzia Kundera, è il buco del culo, la porta suprema, suprema perché è la più misteriosa, la più segreta. Perché l'ho voluto citare? Perché c'entra poco il pudore con la sessualità e con i genitali. C'entra poco perché il pudore invece ha più a che fare con qualcosa che sta sulla soglia tra il dentro e il fuori, con quel sentimento che ha la comunità quando recepisce l'atto. Allora, questo ci permette di evitare un'altra connessione che viene fatta. Il pudore viene spesso connesso con la vergogna, ma la vergogna è un sentimento che ha una sua ben precisa definizione. Spinoza nell'Etica dice: la vergogna è quel sentimento triste, è il sentimento che dà tristezza, e la tristezza è l'atto con il quale la potenza di agire dell'uomo viene diminuita. Ma siamo sicuri che il pudore ha a che fare con una dimensione che riguarda la diminuzione della potenza d'agire? O piuttosto il pudore è un modo di agire? Perché se noi guardiamo alla storia del pudore, è chiaro che ha a che fare con il pubblico, quello io credo sia il punto su cui gira tutto, e sullo sceno appunto, ma obscevus è ciò che è immondo, ma è immondo è ciò che porta cattivi presagi nell'antichità, e ciò che porta cattivi presagi è qualcosa che sta per rompere l'ordine di una comunità. Allora il pudore, forse, più che essere legato, come sembra esserlo nel senso comune, alla sessualità, ai genitali, alla tristezza, il pudore è sì legato al sentimento comune, ma in un altro modo. Se l'aidos, così lo chiamavano i greci, questa forma di rispetto che io metto nell'azione verso il pubblico, tiene conto di quel senso di appartenenza alla comunità. Diciamo che in questo modo io posso non solo e non tanto sentire pudore, ma agire con pudore, perché il problema non è cosa io metto in scena, ma è come metto in scena. Anche i genitali io posso metterli in scena, e nell'antichità i riti orgiastici erano riti propiziatori. O prima è stato citato la forma dello spettacolo, del mettere in scena anche la nudità, ma è il come appunto, e in questo come io posso invertire il significato, non più un senso negativo del pudore, ma un senso positivo, cioè io posso agire con pudore. E allora in questo senso il pudore non è più un sentimento, ma è una virtù civile, vi dirò tra un attimo perché. Allora il pudore riguarda la soglia tra il dentro e il fuori, il rispetto, e evoca quell'assenza in cui può maturare la presenza dell'altro, è uno stare in prossimità dell'altro. Il mito in questo ci aiuta. All'origine dei tempi, quando l'uomo non era ancora sorto dal fuoco e dalla terra, Zeus diede a Epimeteo e a Prometeo il compito di distribuire le arti. Si divisero i compiti, i due fratelli, Epimeteo distribuì le arti, Prometeo avrebbe dovuto controllare l'opera del fratello. Ebbene, Epimeteo era un po' tonto, lo sapete, distribuisce tutte le arti prima di accorgersi che c'era anche l'uomo. Prometeo arriva, si accorge del misfatto, dell'errore del fratello, e ruba il fuoco a Zeus per rendere l'uomo scalzo, nudo, indifeso, per renderlo capace di sopravvivere tra le altre bestie, che erano animali, che erano stati invece dotati da Epimeteo a tutte le sostanze. E qui Platone, nel raccontare il mito, dice una cosa che forse vi convincerà della tesi che ho voluto esporvi, cioè del pudore come una virtù civile.
ci si accorse che mancava qualcosa agli uomini. Anche quando poi gli furono distribuite le arti che gli servivano, gli mancava l'arte politica, dice Platone, l'arte di costruire comunità politica. Perché sì, costruirono città gli uomini, ma si ammazzavano anche nelle città. Allora bisognava dare a loro un'altra virtù. Allora Zeus, temendo per la nuova specie, minacciata di essere distrutta, inviò Hermes perché portasse agli uomini il pudore e la giustizia, affinché servissero ad ordinare città e vincoli costituenti unità di amicizia. Chiede Hermes a Zeus in qual modo debba dare agli uomini il pudore e la giustizia. Debbo distribuire giustizia e pudore come sono state distribuite le arti? Le arti furono distribuite così: uno solo che possegga l'arte medica basta per fare molti profani, e lo stesso vale per le altre professioni. Anche giustizia e pudore, domanda Hermes, posso istruirli negli uomini nel medesimo modo? Zeus, severo, risponde: a tutti ne devi dare, che tutti ne abbiano parte, cosicché creino rapporti di amicizia e familiarità, e come costellazioni di stelle si uniscano fondando comunità legate da rapporti di unione e fraternità. E io penso questo, disse Socrate: se uno di voi va in giro ad affermare cose di cui non sa, spacciandosi per sapiente, giustamente viene deriso e accusato di impostura. Qualora invece vi accingiate a deliberare su questioni relative alla capacità politica, alle virtù civiche, che si impernia tutta, che si dia agli uomini tutta la giustizia e tutta la saggezza, perché ognuno può affermare naturalmente il suo pensiero, perché si ritiene necessario che ognuno sia partecipe di queste doti, e così è giusto. Grazie. Così scorno se nuno sai o poche, e verso scorne nuno sai dare. A cosce aperte su, a culo aperto giù, pu di quell'altruista.